L'associazione Gli Amici di Anastasia nasce per continuare il sogno di mia figlia. Anastasia, dopo un anno di malattia, il 5 gennaio del 2014 ci lascia solo fisicamente perché lei è sempre presente, lei è la guida di tutto, essere anche qui è grazie a lei. Lei voleva donare tanti sorrisi, voleva fare la clown, voleva fare tanto, era molto altruista. E dopo pochi mesi che lei ci ha lasciato fisicamente è nata l'associazione il 7 settembre del 2014. Di lì abbiamo fatto tante bomboniere solidali per avere un ricavato per fare delle donazioni. In questi anni abbiamo donato dei piccoli macchinari all'ospedale di Gallipoli, delle poltrone reclinabili, l'ultima a marzo e altre cose. Ed oggi siamo qui, che non è stato facile entrare qui in questo reparto, sinceramente. Però è questo che lei vuole e abbiamo donato 10 tablet, giochi di società e non e tanti libri di favole. Non sarà la prima volta, c'è cioè l'ultima perché vogliamo continuare a sostenere questi bambini. L'anno scorso è nato il gruppo Clown Terapia, abbiamo deciso di non andare solo negli ospedali ma di andare anche in altre parti perché la sofferenza è ovunque, non solo negli ospedali. Abbiamo deciso di andare nelle strutture diversamente abili, centro anziani, a domicilio con ragazzi con diverse patologie, anche loro hanno bisogno di un sorriso, compreso i genitori che gli stanno vicino, non è facile.